Il nome Apollo venne dato dallo scienziato Abe Silverstein della NASA. La sua proposta venne accettata nel 1960. Wernher von Braun fu il progettista dei razzi Saturno, il superpropulsore che portò la missione Apollo sulla Luna. Ecco l'evoluzione dei razzi americani. Gli ultimi tre sono dei Saturno e l'ultimo a destra è il Saturno V, il razzo che ha portato gli astronauti americani sulla Luna. Il palermitano Pasquale Sconzo emigrò negli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale, dove fu nominato nel 1960 Chief Scientist presso la Federal Space System Division della IBM, dando grandi contributi agli studi astronautici. È grazie ai suoi calcoli matematici e della sua equipe che gli Apollo sono potuti arrivare sulla Luna. Rocco Petrone, di chiare origini italiane, fu direttore delle operazioni di lancio al John Kennedy Space Center della NASA e dal 1969 fu direttore dell'intero programma Apollo. Il piano di volo dell'Apollo. In rosso l'andata e in blu il ritorno. Lo scopo del programma Gemini fu quello di sviluppare le tecniche per i viaggi spaziali avanzati, utilizzati poi durante il programma Apollo per portare l'uomo sulla Luna. Il programma Lunar Orbiter fu costituito da una serie di 5 sonde non pilotate lanciate dagli Stati Uniti nel biennio 1966-67, con il compito di eseguire delle foto dell'intera superficie lunare. Le foto raccolte dalle prime 3 sonde servivano per scegliere i siti di atterraggio delle successive missioni spaziali Surveyor e Apollo. Le ultime 2 sonde completarono la mappatura del nostro satellite per scopi scientifici. Lo scopo principale era dimostrare la reale fattibilità di un atterraggio morbido e la raccolta di immagini del sito di atterraggio per preparare le future missioni Apollo. Lo sviluppo delle sonde fu affidato al JPL e non prevedeva nessun rientro a terra. Alcune parti del Surveyor 3 furono riportate a terra dagli astronauti dell'Apollo 12. Virgil Grissom, detto Goose, è stato uno dei 3 piloti morti nell'incidente del 27 gennaio 1967 durante un'esercitazione nella navicella Apollo Saturn 204, che poi venne rinominata Apollo 1. Gli altri 2 piloti deceduti erano il maggiore Edward White e il pilota Roger Chaffee. Da sinistra, Armstrong, Collins e Aldrin. Michael Collins, il pilota di Apollo 11, nacque a Roma.
Renato Funiciello, stimato scienziato a livello internazionale, fu prescelto dalla NASA per lo studio delle prime polveri lunari.